Ciao a tutti. Allora, oggi ci troviamo negli uffici dell'Europa Building, al piano di sotto. Si sta per concludere il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea per le politiche giovanili. Il motivo per cui oggi sono qui è a Bruxelles. Si è fatta un po' una discussione, ci si è confrontati sulle best practices, l'idea è di partire dall'Europa che ci aspettiamo per i giovani e come dare maggiori possibilità a voi ragazzi di vivere al meglio questa Unione Europea. E oggi siamo qui insieme al dottor Leonardo Lorusso, che è esperto delle istituzioni comunitarie, ma che in particolare fa l'attaché del coordinamento delle regioni presso la Commissione Europea. Allora, innanzitutto, che cos'è un attaché del coordinamento delle regioni presso la Commissione Europea? Spiegato in maniera semplicissima. Così proviamo anche a far entrare i ragazzi in questa dimensione e poi proviamo a parlare con te nel tempo che abbiamo a disposizione, che oggi sarà un po' più breve del solito, ma è comunque importante, di quali sono le opportunità che dà l'Europa ai ragazzi. Grazie Ministro per l'invito, grazie anche per, come dire, la difficoltà nel definire il mio lavoro. In realtà io rappresento gli interessi dell'Italia sui temi dell'istruzione, della formazione e delle politiche giovanili, perché è qui a Bruxelles che si decidono quali sono le priorità e quali sono gli impatti di un programma molto conosciuto come Erasmus+. Allora, iniziamo con delle buone notizie. Innanzitutto Erasmus+ ha parte quest'anno, il 21, fino al 2027, con un incremento di budget significativo, 26 miliardi per i prossimi anni, per poter permettere di utilizzare le opportunità di questo programma famosissimo. Nel 2017 ha festeggiato 30 anni, ha fatto viaggiare più di 10 milioni di persone e soprattutto questo incremento di budget permetterà di farne viaggiare altrettante Ecco, perché persone. questo è un po' quello di cui abbiamo parlato poco fa con la commissaria europea alle politiche giovanili, di come stanno cambiando questo tipo di programmi, che in particolare adesso abbiamo citato l'Erasmus+, poi c'è la cooperazione, che sono importantissimi perché vi permettono di avere un'esperienza, in tutti i paesi, un'esperienza che si sta estendendo in termini economici, cioè permette effettivamente a più ragazzi di affrontare questo tipo di viaggi e conoscere una realtà diversa da quella che si può conoscere o in vacanza, chiaramente, oppure all'interno del proprio paese, del nostro paese, col servizio civile universale. Quindi stavi dicendo, sono aumentati di molto Sono aumentati i posti. significativamente, sì, da 14 miliardi della vecchia programmazione siamo a 26 miliardi. Soprattutto è un programma che è diventato un programma adatto a far partecipare i più giovani, a far partecipare Età più chi o meno. dai 18 anni in su. 18 anni in su. Quindi dai 18 anni ai 35 anni sono il nuovo target. Questo incremento di budget faciliterà che cosa? Faciliterà lo scopo che lei raccontava, cioè creare e sostenere una generazione Erasmus, cioè una generazione che si confronta con la multiculturalità, con l'apprendimento delle lingue, che ama viaggiare, ma anche scoprire una nuova casa in cui appartiene, che è quella europea. Quindi si resta, il motto dell'Europa è questo, uniti nella diversità. Si resta italiani, ma all'interno appunto di un progetto più Più ampio che si può vivere anche tramite queste progettualità. Ma tu ad un ragazzo che noi abbiamo, io anche ho vissuto sempre queste problematiche quando stavo fuori dai palazzi istituzionali. Un ragazzo che vuole partecipare ad un programma come questo, dove deve andare ad informarsi? Che cosa deve fare in concreto? Cioè, spiegalo in maniera proprio semplicissima. È più semplice ed è più vicino di quello che voi crediate. In realtà basta rivolgersi all'Agenzia Nazionale per i Giovani a Roma, che è l'agenzia di riferimento per il programma Erasmus+ per l'Italia, per avere che cosa? Consulenza, supporto e anticipazione rispetto ai bandi. Oggi, per quest'anno, i bandi sono stati aperti a marzo, con un budget di 2,5 miliardi di euro solo per quest'anno e con la scadenza è ottobre, per cui avete il tempo, avete le possibilità e vi do un elemento facilitante. Questo programma cerca di avvicinare soprattutto chi non ha mai partecipato a un programma europeo. Ecco, infatti questa era la domanda che ti volevo fare. E tu a che tipo di ragazzo lo consiglieresti? No? Tu adesso conosci bene l'istituzione anche da dentro. E ti sentiresti di consigliarlo magari a un ragazzo che non ha mai avuto un'esperienza estera, oppure ti sentiresti di consigliarlo a tutti in maniera indiscriminata? A chi con prevalenza? Ad entrambi perché il nuovo programma permette di fare un progetto europeo Erasmus sul territorio, nella propria città, senza necessariamente avere dei partenariati europei e quindi anche
a chi diciamo non è così forte nelle competenze linguistiche, ma una proiezione per proiettare, cioè per dare visibilità al proprio territorio e al processo di europeizzazione del proprio territorio, inserendosi in un confronto europeo. A chi è già forte, a chi viaggia, a chi ha conoscenze, a chi è nel percorso di istruzione e formazione, oggi è importante. La nuova mobilità riguarda soprattutto i ragazzi delle scuole superiori. Quindi non più solo un programma per gli universitari, ma un programma per giovani che sono anche in una fase importante della loro vita, scegliere il loro futuro, anche per i giovani lavoratori. Ma questo è un punto che le racconterò un po' più Ok, tardi. no, perché effettivamente per i ragazzi delle superiori riuscire ad affrontare un'esperienza di questo tipo può aiutare tanto, anche nell'ottica non solo dell'imparare una lingua, ma comunque uscire dal proprio territorio e vedere un altro territorio con delle progettualità come queste può essere utile per sviluppare le competenze di cui parliamo sempre. Diciamo che nel mondo del lavoro si ricercano le soft skills oltre alle tradizionali competenze che possono essere l'informatica, o la conoscenza di lingue straniere o il titolo di studio. Provare progettualità, provare a fare esperienze di questo tipo ti permette di sviluppare delle competenze trasversali che sono chiaramente importanti e che ho visto la commissaria europea, almeno prima me ne accennava, che si sta provando ad andare verso anche una certificazione poi delle competenze che si acquisiscono. Questo serve perché poi ve lo mettiate a curriculum per poter andare di fronte ad un datore di lavoro. Non è sempre facile neanche scrivere un curriculum perché spesso non, ma tutti, e non è una questione che riguarda solo i ragazzi molto giovani, è difficile riuscire a rappresentarsi nella maniera giusta e a dire anche che si hanno sviluppato certi tipi di competenze, per cui un'esperienza come questa può essere utile anche per sviluppare le competenze trasversali. Se tu dovessi descrivere l'Erasmus Plus in 3 parole, Tre parole chiave, sicuramente un programma inclusivo, smart e digitale. Cerco anche di di motivare, definirlo, di sì. motivarlo. Inclusivo perché appunto permette di acquisire competenze. Si viaggia per confrontarsi, ma se oggi, ancora più di ieri, a causa dell'impatto del Covid, si viaggia e si fa un'esperienza di mobilità educativa, la chiamano qui a Bruxelles, per poter acquisire quelle soft skills che lei, Ministro, citava precedentemente, cioè per essere più forti nel ritorno a casa e essere anche in grado di sviluppare delle competenze di autoimprenditorialità, cioè una percentuale significativa negli anni passati di persone che hanno fatto un programma Erasmus. Sono diventati imprenditori dopo, cioè hanno acquisito quell'autonomia, quella capacità di gestire anche, come dire, la difficoltà, la problematica di adattarsi ad un contesto completamente differente, in un contesto culturale che cambia, permette di portare a casa degli strumenti che ci permettono di essere poi spendibili e certificabili, e questa è la grande novità dell'inclusione di questo programma, perché è finalizzato non solo a come dire, a viaggiare per apprendere, ma a viaggiare per avere delle competenze riconoscibili sul mercato del lavoro. È smart perché l'altro grande obiettivo del programma Erasmus è renderci cittadini attivi. Si parla tanto di resilienza e per resilienza si intende la nostra capacità di aver risposto ad un'emergenza in attesa, la nostra capacità oggi di essere, come dire, padroni del nostro destino. Questa resilienza non è altro che la capacità di diventare smart, veloci, capaci di utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per approcciarci ad un mondo in veloce cambiamento dove le competenze hanno una durata ormai, un'obsolescenza inferiore ai 5 anni. Quindi dobbiamo essere sempre pronti a ridefinirci. Digitale verde, direi, e quindi le transizioni, la grande sfida della nuova commissione della von der Leyen, abbiamo 7 anni, 10 anni per poter raggiungere questo obiettivo. Erasmus è il programma che vi accompagna a diventare dei cittadini che fanno attenzione alla sostenibilità, all'impatto delle loro azioni, ma allo stesso tempo che sono in grado di non subire la trasformazione digitale, ma di poterla, come dire, gestire. Certo. Ascolta, a parte che ci chiedono i ragazzi se c'è stato un aumento di fondi, questo l'hai detto per questo anno, ma l'hai già detto all'inizio, c'è stato un effettivo aumento di fondi notevoli nella programmazione, perché queste sono programmazioni che non si fanno di anno in anno. Questo è indice del fatto che c'è un'attenzione oggettiva verso questo tipo di progetti, ma perché permette a voi di riuscire ad entrare, a voi ragazzi, a noi ragazzi, di entrare più facilmente all'interno del mondo del lavoro. E visto che prima ne parlavi, ne hai accennato il fatto del digitale,
E dato che pochi giorni fa abbiamo fatto uscire il bando sul servizio civile digitale, questa è una novità che scende poi, discende anzi dal piano nazionale di ripresa e resilienza, all'interno del quale abbiamo usato uno strumento che è quello noto, che è noto anche a questi palazzi, che è quello del servizio civile universale, ma che abbiamo provato a trasformare in un'ottica digitale, cioè venite a darci una mano ad aiutare le fasce più in difficoltà della popolazione ad utilizzare anche i servizi informatici per avere accesso alla pubblica amministrazione, noi riconosciamo sia le soft skills che quelle digitali. E su questo sono state stanziate delle ingenti risorse. Adesso abbiamo fatto il bando che è aperto fino, a luglio per selezionare i primi 1.000. Quindi, insomma, qui lo dico perché non sono mai troppo pochi i mezzi con i quali, anzi troppi, quelli con cui si comunicano notizie tipo questa, per cui ci tenevo anche a dirlo in questa sede. Poi faremo anche la parte sulla transizione ecologica, qui stiamo concludendo, diciamo, un protocollo col Ministero dell'Ambiente. Si riparte con queste nuove progettualità, no? Tu dicevi c'è stata questa modifica, questo miglioramento, questa implementazione. Prima mi hai parlato di tips and tricks, che cosa c'è di nuovo sulla mobilità? C'è tanto di nuovo sulla mobilità. Innanzitutto riprendo il punto sull'iniziativa appunto della formazione digitale e associata al volontariato. Pienamente potrebbe essere una prima esperienza per arrivare poi a fare il servizio civile digitale a livello europeo. Mobilità, appunto, perché sarà una mobilità mista, una mobilità digitale per una parte, reale, perché nulla e niente può sostituire il contatto fisico, lo spostamento fisico. Però è anche vero che il digitale può essere un'opportunità, può permettere a molti di voi di iniziare il percorso di mobilità attraverso appunto una conoscenza mediata, attraverso una conoscenza che facciamo con Zoom, che facciamo appunto con Google Meet, che facciamo ormai nella nostra quotidianità, però anche una mobilità che è più costruita sulle nostre esigenze personali, a seconda della nostra età, a seconda appunto della nostra situazione, cioè una mobilità quindi variabile nel tempo, una mobilità che può essere anche costruita in modo da essere compatibile in cui chi si parla di work-life balance, perché può viaggiare anche chi non è più in una situazione universitaria, chi come me, diciamo, non è ancora, si ritiene quasi giovane, e quindi pur avendo dei figli e pur avendo delle situazioni familiari da rendere vicino, soprattutto una mobilità che porta a rivalorizzare i territori, che porta a scoprire, a viaggiare sempre di più all'interno appunto di tutte le aree del nostro paese. Quindi un'opportunità per tutti, un'opportunità soprattutto per i diciottenni, perché il programma Erasmus Plus ha introdotto un nuovo strumento, il Discover EU. Dal 2018 è stato fatto in forma sperimentale, 70.000 pass in Interrail, quindi in treno. Quest'anno è l'anno europeo delle ferrovie e quindi l'invito è quello di partecipare al bando che è aperto fino ad ottobre. Vi aspettano appunto quindi la possibilità di scegliere tre paesi come destinazione preferita, viaggiare e soprattutto incontrare attraverso il coinvolgimento delle associazioni giovanili direttamente sul luogo chi vi porta dentro quella cultura, chi vi fa scoprire quella realtà, le persone, chi vi fa capire cosa vuol dire vivere l'Europa. Forse questa fase, poi ti lasciamo andare perché sei stato molto disponibile, torniamo al nostro lavoro entrambi. Questa fase di pandemia ci ha fatto un po' scoprire quanto è importante rimettere le persone al centro, lavorare su voi stessi, sulla formazione continua, sull'essere anche soddisfatti delle esperienze che si fanno e di come poterle far maturare poi quando le si presenta in un colloquio lavorativo, comunque nel mondo del domani. Devo dire che anche l'Europa su questo sta facendo molta più attenzione di prima, cioè il fatto di incentrare tutto sulle politiche giovanili. C'è un'attenzione che fino a qualche anno fa non era così alta. Invece devo dire che forse questa emergenza da un lato ha avuto degli effetti devastanti, dall'altro ha permesso di porre l'attenzione a quelle che sono le vere emergenze sotto certi fronti e i veri diamanti su cui lavorare, che sono poi i ragazzi. Quindi su questo effettivamente mi confermi il fatto che i giovani sono un po' il punto strategico dell'Europa. Non sono diventati, anche a partire dalla terminologia, il programma per eccellenza delle risorse dedicate Next Generation EU. Noi stiamo costruendo, il 4 maggio, scusate, è stata aperta la conferenza sul futuro dell'Europa. Voi siete
i protagonisti e voi siete anche il centro d'attenzione. Erasmus con i suoi strumenti vi permetterà appunto di acquisire quelle competenze per essere protagonisti, per essere partecipi di una cittadinanza attiva e di processi governativi e processi appunto di costruzione delle politiche dal basso. La digitalizzazione vi permetterà attraverso appunto anche le opportunità di una scuola che cambia, di un'istituzione scolastica che cambia, di essere al centro di che cosa? Di un processo, di essere protagonisti di un cambiamento di paradigma, possiamo dire, di società, quello che ci aspetta dopo la fine dell'emergenza è un altro mondo. Ok, l'unica altra cosa che se hai voglia di raccontare Vai. rapidamente, perché abbiamo parlato dell'Erasmus+, l'altro grande progetto, il Corpo Europeo di Solidarietà, che cosa fa e in che cosa può permettere ai ragazzi di far fruttare un'esperienza di questo tipo? Allora, vi racconto, il Corpo Europeo di Solidarietà nasce come una sorta di spin-off di Erasmus+, è stato lanciato a cavallo tra le due commissioni, quindi qualche anno fa, prima della pandemia. Che cosa voleva fare? Voleva fare quello che, come dire, in modo egregio voi avete appena lanciato come iniziativa, cioè far trasformare il volontariato anche in un'opportunità occupazionale, cioè permettere di professionalizzare quindi l'esperienza del volontariato, partendo dal presupposto che si acquisiscono delle competenze, che è un'esperienza che si fa, dove si associa anche la possibilità di, nel caso della dimensione europea del Corpo Europeo di Solidarietà, di viaggiare all'estero. Perché è vero che c'è una significativa partecipazione a progetti di volontariato, però soltanto l'8% fa esperienza di volontariato all'estero. Per cui, qual buona, come dire, soluzione è quella di creare un ponte tra il servizio universale in Italia con il Corpo Europeo di Solidarietà. Anche qui, sempre pragmaticamente, la call, cioè i bandi, sono aperti fino all'autunno. E anche qui iscrivetevi, 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 perché Assolutamente. l'esperienza merita e il tempo Va così non è bene. mai buttato, anzi investito, giusto? Assolutamente. Va bene, io ti lascio andare, ti Io la ringrazio e ringrazio. ringrazio i ragazzi che ci hanno seguito. Ciao a tutti. Arrivederci.